Benvenuti, bentornati, ciao a tutti. Oggi mi sento un po' frate, tra la frangetta e questo gilettone, magliettone. Va bene, da fra Alice. Benvenuti, bentornati su questi schermi. Questo, come quello di Halloween, è un video che non era assolutamente in programma. E quindi sarà un video un po' così, fatto alla mia maniera, tutta colpa di Claudia del canale Liz Legge, Liz Viaggia e dei miei gatti che non mi fanno dormire e quindi io non dormo, penso, faccio andare le rotelline, quelle poche che sono rimaste del mio cervello e partorisco questi video. Oltre che partorire idee su come eliminare i miei gatti, che amo follemente ma non sopporto più. Ma vabbè, questa è un'altra cosa. Allora, ieri pomeriggio, ieri sera, ho iniziato a vedere perché non l'ho finito, ammetto, perché dovevo far mangiare i miei figli e quindi non ho fatto in tempo a finirlo. Ho iniziato a guardare l'ultimo video di Claudia che parla degli sconti SUR che ci sono in questo mese di novembre, direi proprio dal 1° fino al 30 di novembre, se non sbaglio, 20% su non tutto, quasi tutto il catalogo, non sugli ultimi, sulle ultime uscite. E mi ha fatto molto riflettere la sua premessa. Lei giustamente ha detto che sul suo canale non fa spesso questi video quando ci sono le promozioni delle varie case editrici per due motivi. Uno, quando gli sconti vengono fatti da case editrici molto grandi, tipo Einaudi, Mondadori, che hanno un catalogo sterminato e quindi lascia un po' il tempo che trova un video di consigli su un catalogo di centinaia di titoli. E su questo sono d'accordo, nonostante siano video che a me piacciono, io li guardo, però se penso anche solo al catalogo Einaudi, che ha un sacco di titoli che mi ispirano, guardare un video dove mi vengono proposti 5-6 titoli che magari su quel canale ho già visto perché sono titoli letti, e già consigliati da chi appunto ne parla. In effetti, sono video che possono lasciare un po' il tempo che trovano. Interessanti, però ci sta che uno non si metta tutte le volte che ci sono delle promozioni di queste grandi case editrici a fare l'elenco, di libri già visti, sentiti e risentiti, grandi classici, anche perché le novità non ci sono mai nelle promozioni. Quindi sono video che, anch'io forse, poi non lo so, magari in futuro li farò, però non ho mai pensato di fare. E per quanto riguarda magari realtà un po' più piccole, non sempre sono realtà che case editrici che conosciamo, di cui abbiamo letto libri, che ci interessano e quindi, come dice giustamente lei, perché devo fare un video parlando di libri che non conosco o di libri che fondamentalmente non mi interessano, ma sono semplicemente spinta a comprare per la voglia di avere dei libri ad un prezzo minore di quello solito di listino. E anche questa è una riflessione molto giusta, ma che io ho rivisitato e reinterpretato secondo quello che è il mio modo, giustamente, di approcciarmi all'acquisto dei libri. Ovvero, ci sono magari delle case editrici che hanno dei titoli che non mi interessano, perché adesso dico a caso, non me ne vengono in mente, quindi proprio sto parlando così, per ipotesi, magari una casa editrice che pubblica libri che parlano di politica, che a me interessa fino a un certo punto. Case editrici dedicate a testi religiosi che mi possono interessare da un certo punto di vista se trattati con una certa ottica, ma io essendo atea, se mi parli dell'ultimo libro di che cavolo ne so, Papa Francesco, non me ne può fregare di meno. E quindi, anche se ci fossero degli sconti di queste case editrici, perché fare un video o comprare libri solo perché sono in sconto? Quindi, d'accordissimo col suo punto di vista. Ma lo spunto per fare questo video, che è un video consigli per approfittare degli sconti SUR, ma fatto a modo mio e dopo vi spiego perché,
La mia riflessione è questa: ci sono case editrici che io conosco poco, ma non perché non mi interessa il catalogo e i titoli che hanno in catalogo, ma perché ci sono talmente tanti libri in generale nel mondo, in Italia, vabbè, non nel mondo perché io non leggo in inglese, in Italia, talmente tanti titoli, ci sono comunque una buona rosa di case editrici, anche indipendenti, anche piccole, che non si può leggere tutto e di tutti. Ci sono case editrici che magari uno predilige, case editrici che stuzzicano la curiosità, ma magari uno tende sempre ad andare verso la comfort zone e dire vabbè, quello lo compro poi se lo trovo al mercatino dell'usato, se lo trovo in sconto. Quindi ho detto, perché non spulciare il catalogo di una casa editrice che mi incuriosisce parecchio, ma che magari non è la prima che vado a consultare se devo andare in libreria, se ho un buono sconto, se ho voglia di comprare dei titoli, per incuriosirmi ancora di più e magari approfittare di questi sconti per conoscere ancora meglio una casa editrice che conosco poco. Quindi, d'accordo con il pensiero di Claudia, ma io l'ho virato verso quello che è il mio modo di gestire gli acquisti compulsivi. E quindi, casa editrice che mi ispira molto, ha dei titoli che mi ispirano molto, io ne ho letti pochi. In questo video non vi farò vedere i titoli che ho letto io, o perlomeno ve li nominerò, ma ne ho già parlato in altri video, anche perché sono pochissimi, e quindi ve li nomino e vi dico io ho letto questi, mi sono piaciuti e ve li consiglio. Ma questo è un video che forse servirà più a me che a voi. Visto che siete sempre così carini, carini, carine, così attivi, rispondete tanto sotto i miei video con dei commenti, dei consigli. Tant'è che ovviamente è entrato di prepotenza in wishlist La strada di Cormac McCarthy, libro che io non volevo assolutamente leggere, non mi interessava, ma più di una persona mi ha detto: se ti è piaciuto questo libro, devi assolutamente leggere La strada perché ti piacerà tantissimo. Quindi siete fonte preziosa, non per le mie finanze, ma per ispirarmi e aiutarmi in questo mondo così vasto, pieno di titoli di libri. Per scegliere i prossimi acquisti, ho detto ispiriamoci a vicenda. Quindi ieri sera ho spulciato il catalogo Sur e mi sono appuntate i libri che ho letto e che vi consiglio, i libri che non ho ancora letto ma che ho comprato e quindi ho in casa e ho intenzione di leggere, e vari titoli che mi ispirano. Guardiamo velocemente le trame insieme. Questi sono quelli che ispirano me, ce ne sono tanti altri, ma ho dovuto un po' scremare, sennò facevo, tanto sarà un video lungo, è inutile che io stia qui a dire sarà un video breve, sarà comunque un video lungo, veniva un video di 3 ore se vi dicevo tutti i titoli che mi interessavano. E quindi qui sotto ai commenti ditemi se ispirano anche voi, se li avete già letti, se li avete letti, se vi sono piaciuti, se ci sono altri titoli che secondo voi vanno recuperati del catalogo Sur. Sbizzarritevi, consigliamoci e diventiamo poveri tutti insieme. Bene, cominciamo. Non ho i libri ovviamente fisici, anche quelli che io ho in casa non sono stata a tirar giù dalla libreria, scusatemi, ma momento di pigrizia acuta, anche perché stamattina adesso c'è il sole ovviamente. Quando ho portato i bimbi a scuola stava venendo giù il diluvio universale e quindi ho dovuto anche lavare i pavimenti, tornata in casa perché c'era un macello, quindi non avevo tempo e voglia, sono pigra, ma supporto visivo c'è. Allora, cominciamo da Sur, perché i libri sono divisi per collana Sur e Big Sur. Ci sono altre due collane che, vabbè, una è Coming Sur, ovvero i libri che devono ancora essere pubblicati, e l'altra sono non mi ricordo, un'altra collana che però non mi interessava e quindi non ve ne parlerò. Della collana Sur, il primo che è balzato all'occhio è I fantasmi. Adesso non si vedrà una mazza perché ho la ring light, bello il mio supporto visivo, non si vede niente. Ah, qua così devo proprio spiaccicarvelo. I fantasmi di César Aira, le mie pronunce qua, che bello che quando faccio così divento gialla, va bene, la smetto, scusate. Mi ha ispirato perché la trama è questa. È la mattina dell'ultimo dell'anno, a Buenos Aires il caldo è soffocante e io adoro queste ambientazioni perché il caldo lo odio fisicamente. Io vorrei vivere, non lo so, in Islanda o
ovunque dove il caldo quasi non si vede. Ma quando si legge di ambientazioni soffocanti, se descritte bene, mi piacciono molto perché si parla fondamentalmente di disagio e sapete che disagio permea la mia vita. Allora, scusate, è la mattina dell'ultimo dell'anno, mi sento molto giornalista del TG. A Buenos Aires il caldo è soffocante, una squadra di operai è al lavoro in un edificio in costruzione e i futuri inquilini visitano i lussuosi appartamenti. Intorno a loro, quindi c'è questa ambientazione così, intorno a loro fluttuano nell'aria alcuni fantasmi. Uomini nudi, cosparsi di calce, che ridono a crepapelle dei discorsi dei proprietari del palazzo, ma solo i bambini e alcuni muratori cileni riescono a vederli. Mi piace molto questa precisazione, muratori cileni, quindi può darsi che ci sia anche tutto un discorso di, non lo so, leggende popolari, tradizioni cilene, e non sembrano preoccuparsi troppo della loro presenza. Basta, non leggo nient'altro, anche perché dopo non dice nulla di che. Questa premessa per me è interessantissima, mi incuriosisce un sacco, c'è questa ambientazione normale, quotidiana, operai che lavorano il caldo di Buenos Aires e poi così ti butta in mezzo a quest'altra situazione paranormale, assurda. Quindi mi ispira tantissimo. Poi, altro titolo che mi interessa, scusate che intanto cerco questo, il supporto visivo, cellulare però collabora per piacere, si tratta di, come ho fatto prima a farvelo vedere così, L'angelo dell'abisso di Ernesto Sabato. Nella sua vita centenaria, Ernesto Sabato ha scritto solo tre romanzi: Il tunnel nel 1948, Sopra eroi e tombe del 1961 e appunto L'angelo dell'abisso 1974, che chiude la trilogia. Quindi questa è una trilogia, ma da quello che ho capito si può leggere a sé stante senza aver letto i primi due, se non ho capito male. Ovviamente se voi sapete di più, scrivete qui sotto e colmate la mia ignoranza. E dice: quest'ultimo fu poi radicalmente rivisto dall'autore, che ne pubblicò in Argentina un'edizione, oggi tradotta per la prima volta in italiano. Quindi da questa frase io ho dedotto che si può leggere senza aver letto i primi due. Una storia oscura e potente, e già questi due termini titillano la mia curiosità, ambientata in una Buenos Aires claustrofobica, che anticipa in maniera profetica i tragici eventi politici che l'Argentina avrebbe vissuto pochi anni dopo. I personaggi degli altri lavori di Sabato ritornano qui per incontrare l'autore stesso, il quale costruisce un'opera che si nutre di ogni forma che la parola può assumere: dialoghi, pagine di diario, articoli di giornale, descrizioni di sogni e narrazione pura per creare uno dei romanzi più visionari della letteratura contemporanea. Allora, a parte le parole claustrofobico, oscuro, potente, che già hanno catturato la mia attenzione, il fatto che questa sia un'opera strutturata in questa maniera, quasi questo puzzle di varie strutture messe tutte insieme, strutture narrative diverse messe tutte insieme, quindi diario, articoli di giornale, descrizione di sogni, narrazione pura, mi incuriosisce parecchio. Mannaggia gli sconti che mi fanno andare a spulciare i cataloghi e dopo io voglio comprare tutto, ma non si può. Stai buona e stai tranquilla. Poi, altro titolo che mi ha incuriosito, principalmente è stata la copertina che mi ha colpito perché ho riconosciuto un'ambientazione che mi ricordava Istanbul. Infatti, poi ho scoperto che c'entra qualcosa Istanbul, se non mi ricordo male. E poi quando ho letto la trama, questo è uno di quelli che ho segnato con l'asterisco perché tra tutti quelli che mi sono segnata è uno di quelli top in classifica come papabile acquisto. E sto parlando de La Divina di Sergio Pitol, o Pitol, intanto ci sono peli di gatto che volano davanti alla telecamera. E di questo libro si dice che questo esilarante romanzo, pubblicato per la prima volta in Messico nel 1988, e finalmente tradotto in italiano dalle edizioni Sur, ci permette di fare la conoscenza con uno dei più immaginifici, indimenticabili personaggi della storia letteraria recente, la divina Marietta Carapetiz. Non so se si pronunci così, sapete che le mie pronunce le dovete prendere con le pinze.
Nel raccontare di un disastroso viaggio a Istanbul, fatto ormai parecchi decenni addietro in compagnia di un amico ambiguo e della sua conturbante sorella, il suo più adorante e adirato discepolo, Dante della Estrella, in una serata di tempesta, narra a un divertito, allibito uditorio del suo incontro con l'indomabile divino Airone, fine intellettuale antropologa, delle sue gesta memorabili e del suo carattere impossibile, e del goffo fallimento di un sogno, di un amore, di un'amicizia e forse di una vita intera. Io sono ammaliata da questa trama, questo penso che lo recupererò perché mi intriga veramente tanto. Questa figura così fuori dagli schemi, così particolare, già un personaggio che viene chiamato la divina, deve essere mio, assolutamente. Poi vado avanti così perché sono libri che ovviamente non ho letto, quindi no, non sto a dirvi più di tanto, anche perché se sono libri che ho selezionato, come vi ho detto, mi incuriosiscono tutti. Poi, quest'altro libro di Robert A. Arlt, dei cognomi più facili, no? Pronto? Beh, allora. Niente, questo altro titolo che non si può far vedere. Oh, così, scrittore fallito, vivrà il mal di mare più del solito, poi cambio colore. Mamma mia, che video assurdo che sto facendo. Scrittore fallito, certo, scrittore fallito di Roberto Arlt. Parte così la descrizione: ruffiani e puttane, malati di tisi e nostalgia. Pazzi conclamati che spiegano i loro deliri, uno scrittore senza opera. Sono alcuni dei tipici personaggi arltiani, insieme ad altre inusuali figure. Spie internazionali e feroci avventurieri europei in Africa, una perfida danzatrice del ventre, un filantropo perverso dedito a demolire l'istituzione del matrimonio, un ingegnere argentino che liquida una banda di mafiosi statunitensi. Audace sperimentatore, con uno stile inimitabile, Roberto, perché il cognome non lo so dire, potete usare degli pseudonimi scrittori quando avete dei cognomi così, per favore, affronta il monologo drammatico, il racconto di avventure e il genere fantastico, senza mai privarsi del suo humor corrosivo. Cosa ve lo so dire a fare? Anche questo mi ispira tantissimo. Scusate, io so che faccio sempre questo gesto che può essere fastidioso, è che ci sono i peli di gatto nonostante io aspiri 750 volte al giorno e mi fanno venire prurito. Magari sono allergica ai gatti, altro motivo per darli via, oltre al fatto che mi svegliano di notte e mi fanno partorire questi video buttati lì un po' così e che mi mangiano le copertine dei libri. Poi, un altro titolo che mi ha incuriosito fin dal titolo, perché è un titolo stupendo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Raccatta cadaveri. Vabbè, l'avete visto, Raccatta cadaveri di Juan Carlos Onetti. Cioè, come si fa a intitolare un libro Raccatta cadaveri e soprattutto a inventarsi un personaggio che raccatta cadaveri? Vabbè, 50 anni esatti dopo la sua prima pubblicazione torna uno dei grandi capolavori della letteratura di tutti i tempi. Per chi già conosce l'avvolgente prosa di Onetti sarà un piacere imbattersi ancora nel suo personaggio maestosamente meschino, Larsen, detto Raccatta cadaveri o più semplicemente Raccatta. Io voglio un amico da soprannominare Raccatta. Attraverso una narrazione eccentrica e implacabile che mescola piani narrativi e prima e terza persona, Onetti ci riporta nella sua Santa Maria. Qui Raccatta deve vedersela con il prete, le mogli e ben pensanti locali che si mobilitano in una crociata contro il suo rocambolesco sogno di aprire un bordello in città. Li voglio tutti questi libri. Tra l'altro c'è scritto che in questa edizione c'è un'intervista inedita all'autore. E cioè, veramente, è esilarante. Poi un altro libro che non trovo, l'ho già saltato, no, che non so dove sei, con l'asterisco perché è uno di quelli che mi incuriosiscono parecchio, ma che non lo trovo più. Non
non lo so, qua potrei mettere un... no, questo è lì e quindi quello dov'è? Che dovrebbe essere prima. Vi canto una canzone. Vabbè, non lo trovo, non vi faccio vedere la copertina perché sono rincoglionita più del solito e non lo trovo. Niente miracoli a ottobre di Osvaldo Reinoso. Boh, c'è la Y, Reinoso. Anche questo asterisco perché mi incuriosisce tantissimo. Già il titolo mi ispira molto, forse perché c'è ottobre che è il mio mese preferito. Motivazioni veramente profonde. La narrazione si sviluppa tra le 8 del mattino e le 9 e 22 di sera, nel giorno della processione del Signore dei Miracoli, un evento cui partecipa tutta Lima. Il romanzo alterna le storie di due famiglie di diversa estrazione sociale. Da una parte quella di Don Manuel, ricchissimo e potente banchiere, un grassone che possiede mezza città e ha una relazione omosessuale segreta con il giovane Tito, mentre la moglie lo tradisce a sua volta. Che simpatica famigliuola. Osservano la processione dal balcone del loro palazzotto coloniale, tappandosi il naso con un fazzoletto per non sentire il puzzo di sudore e birra del popolo. Dall'altra la famiglia di Don Lucio, minacciata da uno sfratto. L'autore segue le vicende dei tre figli e le interminabili peregrinazioni del capofamiglia alla disperata ricerca di un appartamento che possa permettersi col suo magro stipendio. Qua dice un classico da riscoprire, quindi non è un libro di ultima uscita. Considerato osceno e offensivo alla sua uscita, il romanzo che anticipa il cosiddetto realismo urbano latinoamericano oggi viene riscoperto e studiato in quanto racconto sociale di una metropoli come Lima e del suo popolo dolente e orgoglioso. Ripetiamo tutti in coro, voglio assolutamente questo libro, anche questo. Poi dovrebbe essere, no, forse non è l'ultimo, ma se è l'ultimo, ma che ultimo? Ne ho segnati 450 miliardi e per fortuna che ho fatto una selezione e ho anche cancellato dei titoli che avevo segnato, ma ho detto no, questi sono quelli che mi ispirano di meno. Per fortuna. Altro titolo che mi incuriosisce tantissimo. Dai, come cavolo devo me? Perché a volte ci riesco, a volte no. Così, Umami di Laia Giufresa, non lo so, ovviamente. Nel romanzo d'esordio di Laia, si incrociano i destini di una ragazzina che sogna di coltivare mais in cortile, un antropologo vedovo, una giovane pittrice che inventa colori, due musicisti, una mamma hippie e un papà contabile. E già qui io ho messo l'asterisco per segnalare che è uno dei titoli che mi incuriosisce di più, perché questa rosa di personaggi così diversi e strampalati, chissà cosa possono combinare. Nel corso dell'afosa estate, e c'è sempre l'estate, il caldo, ovviamente, sono quasi tutti ambientati in Sud America, di Città del Messico, mentre Ana Anya, è intenta ad allestire il suo orticello, scopriamo le storie dei suoi vicini, tra segreti e non detti, che solo poco a poco ci permettono di completare il puzzle della narrazione. Chi era davvero mia moglie? Perché mamma se n'è andata? Com'è possibile che una bambina che sapeva nuotare sia affogata? Queste e molte altre sono le domande alle quali i deliziosi personaggi del romanzo tentano di dare risposta, tornando ognuno a modo suo a interrogare un passato che è ancora più presente che mai. Ripetiamo tutti in coro, sembra di essere a messa. Ripetiamo tutti in coro, mi interessa tantissimo. Altri due titoli con asterisco, che se però io poi non cerco qua, poi ci metto 6 ore e voi state lì a guardarmi mentre cerco le copertine e il mio cellulare non collabora. Questo mi ispira tantissimo, in più è scritto da Federico Falco, di cui ho già affrontato un libro che mi è piaciuto parecchio, quindi doppio asterisco. E si tratta di Silvi e la notte oscura di Federico Falco. Tra le montagne, nei boschi o nel mezzo di un pomeriggio assonnato, i personaggi che animano questi racconti di Federico Falco si espongono alle intemperie della vita. C'è il re delle lepri, un eremita che passa i suoi giorni nascosto sulle alture e fatica a confrontarsi con la società che ha abbandonato. Io potrei essere la regina, non delle lepri, perché non mi ispirano come animali, la regina dei lupi, degli orsi, delle
Va bene, la smetto. Silvi, un'adolescente in subbuglio che ha bisogno di disfarsi della propria fede per comprendere l'inquietudine che la spinge a ribellarsi. Victor Bagiardelli, il più grande progettista di cimiteri al mondo, che trova il luogo ideale per il suo capolavoro sulla collina di un villaggio sconosciuto. Mabel e suo padre, che dopo aver vissuto per anni in una pineta, devono abbandonare la propria casa perché ben presto le motoseghe la faranno finita anche con loro. E la signora Kim, che in mezzo a una tormenta di neve crede di capire cosa voleva dirgli suo marito in quel giorno così strano. Mannaggia a te, Claudia, perché se non vedevo il tuo video io forse non lo scoprivo neanche che c'erano gli sconti sur. Mannaggia ai miei gatti che se stanotte mi facevano dormire io non partorivo l'idea di questo video. Diventerò povera ma sarò felice perché leggerò un sacco di libri belli. Te lo dico così, triste. Poi, un altro libro che mi ispira tantissimo, anche se in verità di questo libro ho sentito parlare sia bene ma anche non benissimo. Ci sono persone che sono rimaste deluse dalla lettura di questo libro, però io voglio sempre buttarmi in prima persona, perché se un libro mi ispira voglio capire se le critiche sono così, se concordo con le critiche oppure no. Trans, autobiografia di un lettore di Alan Pauls. Tra virgolette c'è scritto: scopre molto presto che niente gli interessa più di leggere. Come ti capisco. Legge tutto quello che può, tutto quello che trova. Come ti capisco. Legge anche quello che non capisce. Come ti capisco. Così si apre Trans, il libro che Alan Pauls dedica alla lettura. Affidandosi alla terza persona, l'autore gioca con i generi creando un glossario che è al tempo stesso spunto romanzesco. C'è un D che secondo me non va letto, vabbè. La storia di una passione compulsiva, ostinata, smisurata. Per il narratore leggere non è che un vizio, una pratica militante della quale non può fare a meno, a tutti gli effetti una dipendenza. Ogni voce del glossario ci svela, in ordine alfabetico, sentimentale, una delle tante manie del lettore protagonista, o uno scrittore che gli sta particolarmente a cuore, o un libro che ha segnato irrimediabilmente il suo percorso. Dalla meraviglia di far innamorare una ragazza leggendole qualche pagina, alla passione per i viaggi in aereo, dove l'autore trova il suo habitat naturale per dedicarsi alla lettura. Bellissimo, va bene, abbiamo capito che voglio anche questo. Poi, altro libro di cui ho sentito parlare sia bene che male e mi incuriosisce è Kentucky di Samantha Schweblin. Io le pronuncio così le cose, i nomi, i titoli, come se li sapessi pronunciare benissimo, anche se non è vero. Buenos Aires, interno giorno. Questo è un libro che sicuramente avete già sentito. Leggo comunque queste due o tre righe di introduzione alla trama. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca. Il fenomeno si diffonde in fretta in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano, io lo leggo Kentucky, forse è Kentucky. Probabile, vabbè, si chiamano Kentucky, tutti ne parlano, tutti desiderano avere o essere un Kentucky, Kentucky, chi lo sa. Topo, corvo, drago, coniglio, all'apparenza innocui e adorabili peluche che vagano per il salotto di casa, in realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e rotelle ai piedi, collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque. Di innocuo in effetti hanno ben poco, scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un'altra persona. Così una pensionata di Lima può seguire le giornate di un'adolescente tedesca e gioire o preoccuparsi per lei. Un ragazzino di Antigua può lanciarsi in un'avventura per le lande norvegesi e vedere per la prima volta la neve. O ancora un padre fresco di divorzio può colmare il vuoto lasciato dall'ex moglie. Le possibilità sono infinite e non sempre limpide. Oltre a curiosità e tenerezza, il nuovo dispositivo scatena infatti forme inedite di voyeurismo e ossessione. Li voglio tutti. Poi, questi due non sono in promo, però io ve li nomino lo stesso perché mi incuriosiscono. Uno dei due sicuramente lo comprerò, quindi già se uno è lì che fa il carrello con magari uno o due titoli in promo, ci butta dentro anche uno non in promo e via, sei curiosito.
Sono due titoli, anche questi, che secondo me avete sentito ovunque in quest'ultimo periodo, perché se ne parla parecchio. Uno è Melma Rosa di Fernanda Trias. In una città portuale devastata da una peste. Mi sembra di essere molto Lilli Gruber. Smetto, scusate, la mia cretinaggine che esce è prepotente. In una città portuale devastata da una peste misteriosa, una donna tenta di capire perché il suo mondo sta crollando. Un vento tossico avvelena le strade e costringe a chiudersi in casa o a fuggire. I supermercati si svuotano, ci ricorda qualcosa? E la melma rosa prodotta con scarti animali è ormai l'unico alimento reperibile, ma c'è dell'altro, il collasso di tutti i suoi legami affettivi, l'incertezza, il peso dei ricordi. Mentre mette insieme i risparmi con l'idea di partire per il Brasile, la protagonista si muove fra la madre, a cui da sempre la lega un rapporto fortissimo ma conflittuale, e anche questo è un argomento che mi interessa molto, il rapporto madre-figli, soprattutto quando c'è del conflitto, quando c'è qualcosa che scricchiola. Max, l'amore che non riesce a dimenticare, ora ricoverato dopo il contagio, e Mauro, il ragazzino di cui si prende cura, afflitto da una fame insaziabile. Partire equivale a salvarsi, eppure farlo senza di loro è impossibile. Mi ispira da morire, ma forse ancora di più mi ispira, anche per la particolarità di questa autrice, Le cugine di Aurora Venturini. Perché se non ricordo male, forse c'è scritto anche qua. No, se non ricordo male, l'autrice è una signora molto in là con l'età e questo è il suo esordio. Dovrebbe essere una signora di 70, 80 anni e questo è il suo esordio. Non vorrei dire delle cavolate, ma io mi ricordo questa particolarità, questa curiosità. E comunque anche la trama mi ispira molto, a parte la particolarità di chi ha scritto il libro. Se abbiamo sempre creduto, come diceva Tolstoi, che tutte le famiglie felici si somigliano, forse non abbiamo mai letto Aurora Venturini. Le cugine racconta la storia della famiglia Lopez, felice e infelice a suo modo. Una famiglia disfunzionale, certo, dalla quale gli uomini sembrano essersi dileguati. C'è la madre, un'insegnante in pensione, c'è Bettina, errore della natura, e c'è Yuna, che nonostante abbia dei problemi con il linguaggio, è la protagonista, indimenticabile narratrice. La conosciamo quando è solo una ragazzina, testimone arguta e implacabile delle disgrazie che la circondano. Deformità, violenze, separazioni burrascose, e la seguiamo fino a vederla diventare una pittrice di successo. Nel suo monologo torrenziale, in cui la punteggiatura è fatica e ostacolo, Yuna sembra dirci che da vicino nessuno è normale e che delusioni, sofferenza e oblio fanno in fondo parte della vita. Guardavo se c'era scritto questa cosa della scrittrice. No, però io mi ricordo di aver sentito questa particolarità. Poi, invece, i libri che io ho letto della collana Sur e che vi consiglio perché mi sono piaciuti tutti e due sono Persone care di Vera Giaconi, e me lo consigliò Nadia, una raccolta di racconti che mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, se l'avete letto, parliamo dell'ultimo racconto, perché è un racconto molto particolare che fa sorgere tanti punti di domanda e non a tutti si arriva ad avere una risposta concreta e chiara. Quindi ho ancora dei dubbi su quel racconto, mi sono confrontata con Nadia, lei l'ha pensata in un modo, io l'ho pensata in un'altra. La spiegazione di quel racconto, però sì, è un racconto aperto a varie interpretazioni, quindi se l'avete letto fatemi sapere. Sapete che io non sono tanto una fan della raccolta di raccolte di racconti, ma questo mi è piaciuto tantissimo. E altro libro di cui vi ho già parlato, quindi vi rimando, io non so fare quelle cose, andatevelo a cercare. Non siate pigri come me, andatevelo a cercare, non sono capace di fare quelle cose delle schede, vi metto qua il video dove ne ho parlato, tanto ho fatto quattro video in croce, mi volete bene, vero? Perché sono così stupida. Le pianure di Federico Falco, libro che mi avevano mandato le mie amate biblione e che io già avevo
avevo individuato e volevo leggere, e che mi è piaciuto tantissimo. Andatevi a cercare il video. Che cogliona che sono. Me lo dico anche da sola. Poi, collana invece Big Sur. Qua parto da due titoli che non sono in promo, come in questo caso, ma il mio ragionamento è sempre quello. Se devo fare un carrello con titoli che sono in promo, se questi mi incuriosiscono e so che prima o poi li comprerò, ci butto dentro anche quelli e via, diventiamo poveri in una botta unica e non pensiamoci più. Di questo ne ho sentito parlare parecchio, mi ispira tantissimo, non so dirlo e non è in promo, questi primi due che vi dico non sono in promo. Arriva l'oriteropo, l'oriteropo, lui, sto animale qua, di Jessica Anthony. Particolarissimo già il titolo, tra l'altro io pensavo fosse un animale inventato, invece esiste, quindi andate a cercarlo su Google, è questo animale con questo naso da maiale però allungato che sembra quasi un formichiere, le orecchie da coniglio, sembra uscito dalla penna di un disegnatore sotto Piacei, invece esiste veramente. Un mattino di agosto, un corriere FedEx suona alla porta di Alexander Payne Wilson, giovane deputato repubblicano sulla cresta dell'onda, sì, dell'onda, con una smisurata passione per Ronald Reagan, un'imminente elezione da vincere e una relazione, ce la faccio a parlare? Una relazione omosessuale che è deciso a nascondere, ovviamente. Il corriere gli consegna un grosso animale impagliato, perché non è piccolo l'oriteropo, sto qua, questo animale. È un animalone tipo un maiale, bello grosso, quindi immaginatevi questo animale già particolare di suo, impagliato. Questo qui, bizzarro mammifero africano con la proboscide da formichiere e le orecchie da coniglio. Da questo inaspettato evento prende le mosse un romanzo incalzante e imprevedibile che segue da un lato, nella Washington contemporanea, i rocamboleschi tentativi di Alex di liberarsi dell'animale, che per una serie di coincidenze rischia di rovinargli la carriera, dall'altro, nell'Inghilterra vittoriana, la vicenda di Titus Downing, l'imbalsamatore dello stesso Oriteropo, a sua volta perseguitato dal fantasma di una relazione clandestina. Che bello! Quindi, quando la premessa di prima vi dicevo, ci sono case editrici che magari conosco poco, ma queste promozioni mi danno modo di curiosare nel loro catalogo e avere voglia di leggere tutto quello che hanno pubblicato, come vedete, è proprio così, funziona proprio così nella mia testa. Altro titolo non in promo, ma che mi incuriosisce. È Vita e avventure di Henry Beck, scrittore di John Updike. Questo. Al pari di Harry Angstrom, detto coniglio, protagonista di alcuni suoi celebri romanzi, Henry Beck è un brillante personaggio che ha accompagnato tutta la vita e la carriera di John Updike, uno degli autori americani più letti e più tradotti del XX secolo. Che mi incuriosisce da parecchio, ma di cui non ho ancora letto nulla. Potrei cominciare appunto da questo titolo. Dalla sua prima apparizione sul New Yorker nel 1964 fino al lungo racconto inedito che chiude questa saga, i lettori hanno conosciuto e imparato ad amare le fissazioni, le debolezze, le idiosincrasie e le meschinerie di Beck, così come la sua irresistibile verve, il talento letterario e la simpatia caustica. Beck, più che un suo alter ego di Updike, è un cocktail di elementi presi volta a volta da Salinger, Saul Bellow, Norman Mailer e Philip Roth. Il sesso e i libri, la vita mondana e le relazioni romantiche sono gli altri ingredienti dell'avventura assai poco avventurosa di questo scrittore sui generis. Riuniti per la prima volta in un unico volume, questi 20 racconti, in parte mai tradotti in italiano, costruiscono un romanzo involontario, regalando alla letteratura un personaggio indimenticabile, narcisista pavido, svogliato, ma che quasi suo malgrado riuscirà tra alti e bassi sentimentali professionali a sposare la donna della sua vita e a farsi lasciare da lei. Un genio. A faticare sempre per terminare un nuovo libro, ma a vincere il Nobel, a girare il mondo, ma desiderando solo di starsene a casa sua. Fantastico, adoro. Ma come vi ho detto, non è in promo, tra l'altro non costa poco, 24 euro.
Ma chi siamo noi per star qui a guardare queste quisquiglie? Quando vogliamo un libro, niente, nessuno ci ferma. Invece i libri in promo che mi ispirano sono La sera, il giorno e la notte di Octavia Butler. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cellulare, per piacere. E stavo guardando, io di lei non ho letto nulla, ma ne ho sentito parlare dalla Penny e anche da Selvaggia, perché è l'autrice di Legami di Sangue, libro che se non ricordo male, ma andate a vedere i loro video se mi ricordo, vi linko tutto qua sotto come sempre. Alla Penny è piaciuto molto, a Selvaggia è piaciuto, ma non particolarmente. L'ha lasciata abbastanza tiepida, se non mi ricordo male, come lettura. Questo mi ispira molto di più di Legami di Sangue, che è un titolo che sinceramente non avevo ancora intenzione di recuperare. Pochi scrittori hanno saputo aprire nuove riflessioni sulla contemporaneità partendo da premesse vertiginosamente fantastiche come quelle che troviamo nella narrativa di Occa. Sì, se leggessi anche più lentamente, che già mi impappino, come quelle che troviamo nella narrativa di Octavia Butler. Perennemente sospese tra utopia e distopia, le sue storie ci obbligano a salti del pensiero in apparenza paradossali, ma ci riportano ogni volta alle radici concrete e umanissime del nostro stare al mondo. Cosa accadrebbe in una società in cui la parola fosse scomparsa per sempre e con essa la capacità di mediare i conflitti tramite il dialogo? Parentesi mia. Cosa che comunque non riusciamo a fare sempre, lasciandoci come unica risorsa disponibile l'uso della violenza? Si può immaginare un mondo in cui siano gli uomini e non le donne a dover sopportare il fardello della gravidanza? Scusate, sorrisino da mamma. Cosa chiederemmo a Dio se avessimo la possibilità di incontrarlo o di incontrarla e di esprimere uno e un solo desiderio per salvare il genere umano dall'autodistruzione? Io saprei cosa chiedere, ma vabbè, la smetto. E niente, queste sono alcune domande da cui evidentemente prende spunto Octavia Butler per imbastire questo romanzo che mi ispira ovviamente tantissimo. Poi, altro titolo di cui non ho letto nulla, ma l'ho messo qui semplicemente perché è di Ira Levin o Ira Levin. Io non ho ancora capito se si dice Ira o Iran. A me piace più Ira. Però molto probabilmente è Ira Levin. Un bacio prima di morire. E scopro adesso insieme a voi, perché ho fatto copia e incolla, ma non ho letto di cosa parla. I destini di una ricca famiglia newyorkese e di un arrampicatore sociale piacente e spregiudicato si intrecciano quando Dorothy, la figlia più giovane del magnate del rame Leo Kingship, si innamora di un compagno d'università di qualche anno più grande. Qualcosa va storto però, perché Dorothy resta incinta prima del matrimonio e i due ragazzi sono costretti a rivedere i loro piani per il futuro. Quello che Dorothy non sa è che i piani del suo fidanzato sono già fin troppo dettagliati e inclinano pericolosamente dalla parte del denaro più che da quella dell'amore. Ah, tra l'altro scopro, sempre scendo dal piedistallo della mia ignoranza suprema, per scoprire che Un bacio prima di morire è il primo romanzo di Ira Levin. Benissimo. Ovviamente autore di Rosemary Baby, che io ho letto e mi è piaciuto tantissimo, un libro spettacolare, ed è anche autore dei I ragazzi venuti dal Brasile, che avevo scritto per consigliarvelo dopo, ma vabbè. Quindi questo altro libro di cui avevo sentito parlare, l'avevo messo in wishlist, poi me ne ero completamente dimenticata e l'ho riscoperto spulciando il catalogo Big Sur in questo caso, Requiem per un sogno di Hubert Selby Jr. di costui. New York, anni 70. Sarah Goldfarb è una vedova sola e infelice che passa le giornate davanti alla TV. Quando una telefonata pubblicitaria la illude di poter comparire in una trasmissione, ossessionata dall'idea di perdere peso, comincia una terapia di pillole dimagranti a base di anfetamine, che la renderà dipendente fino alla psicosi.
Il figlio Harry insegue a sua volta un velleitario progetto di riscatto. Insieme alla sua ragazza Marion, aspirante artista in crisi, e all'amico Tyrone, direi, no? Tyrone. Un giovane nero altrettanto sbandato vuole acquistare un grosso quantitativo di eroina pura per rivenderla e risolvere per sempre i suoi problemi economici. I tre finiranno invece per iniettarsene sempre di più nelle vene. Con la musica sincopata e avvolgente della sua prosa, Selby J.R. accompagna i quattro personaggi prima in un'euforica marcia di speranza e poi in un'inesorabile discesa all'inferno, dipingendo la trasformazione del sogno americano in un incubo sotto gli occhi di una società votata alla repressione e al cinismo. E io l'avevo messo in wishlist perché ho visto il film, un film bello, spietato, un pugno nello stomaco, che io avevo recuperato e ho guardato perché mi ispirava, ma anche per un motivo molto più stupido, motivi stupidi che però a volte mi portano a scoprire film o libri molto belli, degni di nota. Perché uno degli attori è, ovviamente adesso non mi verrà mai il nome, come si chiama, quello che ha fatto, adesso se la connessione mi regge ve lo dico, quello che ha fatto anche uno degli ultimi, Jared Leto, che a me piace veramente tanto tanto tanto. E quindi avevo visto il film e poi ho scoperto che era tratto da un libro e ovviamente anche se so già la trama vorrei vedere com'è sviluppata nel libro, perché è una trama molto bella e particolare e è uno di quei bei, di quelle belle trame disagiate, quei bei pugni nello stomaco che come piacciono a me. Ultimo di quelli che della promozione che mi ispirano, di questo secondo me ne aveva parlato Marco Cantoni, ma non ne sono sicura, quindi nel caso se trovo il video ve lo linko qua sotto, sempre se ne ha parlato lui, se invece lo sto inventando io, Marco leggilo, così, Friday Black di Nana Adieye Brenaya, ho detto parole a caso, di lei, di Nana, penso sia un'autrice, donna Nana, si chiama Nana, sei un'autrice? Vabbè, Friday Black. Un centro commerciale che durante le campagne di sconto del Black Friday viene invaso da orde di consumatori zombie. Un parco a tema in cui i bianchi possono simulare di uccidere presunti malintenzionati neri. L'autore e la vittima di una sparatoria in una scuola che, dopo morti, cercano di prevenirne un'altra. Un gruppo di attivisti neri che vendica con surreale violenza l'ennesima clamorosa assoluzione di un omicida razzista. Un mondo post-apocalittico in cui ogni giorno si ripete in un loop eterno una catastrofe nucleare. Cose proprio leggerine. I 12 racconti di Nana bla 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 sono un ritratto distopico degli Stati Uniti contemporanei, in cui la realtà del consumismo, delle diseguaglianze di classe, delle tensioni razziali, dell'uso incontrollato delle armi da fuoco, vengono portate alle loro estreme conseguenze, usando in maniera brillante i dispositivi della satira, della narrativa fantastica e dell'horror. Al cuore delle storie restano però personaggi umanissimi e credibili, nostri simili, che cercano di conservare la sanità mentale, anzi la salute mentale, perché se no la mia amica Felicia Kingsley si arrabbia tantissimo, perché giustamente dice che noi siamo abituati a dire sanità mentale, ma è una traduzione letterale dall'inglese, dall'americano, ma in italiano è salute mentale, o la coerenza morale in un mondo che deraglia. Mi ispira tantissimo anche perché ricorda molto le vibes di Black Mirror, serie TV che a me angoscia tantissimo ma piace da morire, non l'ho finita, mi mancano alcune puntate, anche perché sono puntate a sé stanti, c'è un filone ovviamente che le collega, ma sono tutte puntate che si possono guardare anche non in fila come uno vuole, e quindi questo libro ovviamente mi ispira un sacco. Della Big Sur, letto e consigliatissimo, come vi dicevo prima, Raspberry Baby, invece comprati ma non ancora letti,
Il colore viola di Alice Walker, di cui ha parlato benissimo la Penny, mi ispira tanto, l'ho comprato ma devo ancora leggerlo, e I ragazzi venuti dal Brasile, sempre di Ira Levin. Bene, beh, una cinquantina di minuti. Questi sono i titoli, sono i libri che mi ispirano. Come vi ho già detto, mi sento molto Vanna Marchi, d'accordo? Ho visto la docuserie su Vanna Marchi, bellissima, guardatela se l'avete vista, parliamone perché mi è piaciuta da morire. E, se li avete letti, se vi ispirano, se li avete letti ma non vi sono piaciuti, se avete altri titoli, se non vi ispirano, insomma, commentate qui sotto, diventiamo tutti insieme più poveri allegramente, ci troveremo tutti sotto lo stesso ponte. Circondati dai nostri libri e ci terremo compagnia una volta che saremo tutti poveri. Basta, un video così, non programmato, non studiato, non che io gli altri video li studi perché si vede da cosa dico e da come parlo, però questo proprio ancora più estemporaneo. Beccatevelo così come viene. Se qualcuno di voi vuole adottare due gatti, io ogni tanto ve lo dico perché non è vero, non potrei star senza di loro, però li sopporto poco in questo periodo, sono un po' antipatici e basta, vi saluto, la smetto di rompervi le balle e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!